Ragazzi, ci siamo, tutto pronto. Fra pochi minuti inizierà il derby di Milano, ragazzi. È una partita super attesa, attesissima, da tanti tifosi dell'Inter, da tanti tifosi del Milan, da tanti tifosi del calcio in realtà, perché forse quest'anno il derby di Milano potrebbe tornare ai grandi livelli. Non so come finirà, ovviamente, magari lo sapessi, però spero sia una bella partita e spero di portarmi a casa i 3 punti, ovviamente. Detto questo, ragazzi, prima di cominciare proprio il vero video, volevo dirvi 2 cose. Vengo da una giornata faticosissima, quindi domani non ci sarà la carriera allenatore, però sono abbastanza convinto che molti di voi non abbiano visto gli episodi usciti questa mattina e ieri sabato della carriera allenatore. Quindi ve li lascio in descrizione, andateli a riprendere sul canale. Mi raccomando, guardate questi video. Seguitemi su Instagram, ragazzi. Detto questo, è stata una settimana intensa prima di arrivare a questo derby Inter Milan, ragazzi. Sono contentissimo, però, di tifare Inter. Semplicemente perché in questa settimana ho sentito tantissime chiacchiere, e sono contento di avere dei dirigenti nell'Inter che, quando parlano, secondo me, dicono le cose giuste e non sparano frasi a caso, non dicono frasi senza senso. Perché in questa settimana si sono sentite frasi veramente, secondo me, fuori luogo, quasi, quasi pagliacciate, mi verrebbe da dire. E mi riferisco alla frase di Mirabelli che ha detto l'Inter dovrà aver paura di noi. Decisamente no. Per quale motivo dovremmo aver paura del Milan? Si dice rispetto di tutti, paura di nessuno. Perché? Cioè, esattamente qual è il motivo per il quale noi dovremmo aver paura del Milan? Come non c'è un motivo per il quale dovremmo aver paura della Juventus, non c'è un motivo per il quale dovremmo aver paura del Napoli, non c'è nessun motivo per aver paura del Milan e delle altre squadre. Rispetto per tutti, paura di nessuno, quindi per me se la poteva evitare. Come se la poteva evitare tranquillamente Montella, che ha detto: è vero, l'Inter ha più punti di noi, ma noi giochiamo meglio. E quindi? Quindi il vostro obiettivo stagionale è quello di giocare meglio dell'Inter? Quindi a fine anno, se voi arrivate dietro all'Inter, Montella dirà: noi abbiamo giocato meglio dell'Inter tutto il campionato. Quindi è meglio così, secondo voi? No, ragazzi, è più importante arrivare davanti in classifica. Questo non vuol dire che l'Inter sicuramente arriverà davanti al Milan. Questo vuol dire che bisognerebbe stare attenti alle frasi che si dicono quando si è persone importanti, quando si è persone in quel campo, in quell'ambito, con una certa importanza, ecco. Perché, per esempio, se stasera l'Inter fa il culo al Milan, Mirabelli si dovrebbe sotterrare. Per quello, dico, ragazzi, semplicemente bisogna pesare un attimo le parole che si dicono, stare attenti, eccetera. Detto questo, ragazzi, un po' di polemica, perché sinceramente me lo sentivo, dai, ci sta. Detto questo, raga, speriamo sia una bella partita, che vinca il migliore, assolutamente, speriamo di vincere noi, ci vediamo con qualche azione e a fine partita di come andrà il derby, ragazzi. Andrà come andrà. No! Ma vaffan, guarda per terra. Tira, tira, tira. Traversa! Porca! Bella! Non ci posso credere! Che gol, ragazzi! Lo sento! Bonucci! Bonucci! Ma come l'ha presa? Ma sai che c'è gente che lo critica, Icardi? C'è gente che lo critica, Icardi. Lascia che critica. C'è gente che lo critica. Lascia che critica, per te. Riccardo Rodriguez prova a sventagliare per Borini un grande pallone che Borini mette giù.
col controllo col destro, il cross col sinistro, in aria toccano tutti, Abramovic riesce a salvare. Rigore! 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 All'89esimo l'ha visto Taglia Vento che va ad ammonire Riccardo Rodriguez. Che non dice niente. Che guarda, non dice a. Poco, guarda come colpo in fallo. Adesso andiamo a vedere. Che non dice a. Però l'espressione dice abbastanza, eh. Vabbè, non è facile con Donnarumma. Io vado via. Non è facile. Vado via. Sai che non li guardi. Li ho sbagliati anche quando non li ho guardati. Io non ce la faccio da solo. Non ce la fa, non lo sai, non li ho mai guardati. Non li ho mai guardati anche quando. Stadio in silenzio, tre di recupero, Riccardi contro Donnarumma, parte Riccardi. Sì! 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 Riccardi? Sì! 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 Ma non l'ho mica visto io, Paolo. C'era. come Messi cosa dico ragazzi, cosa c'è da dire, è stato uno spettacolo ragazzi, è stato uno spettacolo. Sono le 11:30, il derby è finito da circa 40 minuti ragazzi, sono ancora agitato, sono veramente agitatissimo. Abbiamo vinto un derby spettacolare, era da tanto che non si vedeva un derby così raga, e l'abbiamo vinto. Dirò pochissimo perché si vedono le immagini ragazzi, sono emozionato, ero veramente non lo so, sono emozioni che difficilmente si provano, le ho provate poche volte queste emozioni, ve lo dico. È stato veramente un bel derby, sono contento che siamo partiti a casa 3 punti. Primo tempo dove il Milan ha giocato da provinciale ragazzi, veramente sembrava il Benevento o non so, quando abbiamo incontrato la SPAL, tutti dietro alla palla a difendere. Io non so perché Montella ha fatto giocare così il primo tempo al Milan, veramente una roba brutta, ma veramente brutta, sembrava veramente che dovessero mantenere lo 0-0, una roba veramente imbarazzante. E poi quando il Milan ha messo in campo la seconda punta e ha iniziato a giocare, si è visto che comunque il Milan il gioco ce l'ha, quindi i tifosi milanisti non disperate, perché un gioco secondo me c'è, bisogna un attimo cercare di tirarlo fuori. Per quanto riguarda l'Inter raga, vabbè, Mauro Icardi, io non ho un fenomeno raga, non c'è niente da dire, sono... è aria fritta il resto, non c'è niente da dire. Riccardi è un fenomeno, niente da dire veramente. Chi lo critica capisce poco di calcio, ma capisce se non niente, pochissimo di calcio. Riccardi intoccabile. Per il resto, bene Borja Valero, benissimo Vecino, male Gagliardini che si deve dare una svegliata, male Cancelo che deve svegliarsi anche lui. Ovviamente veniva da un infortunio, però comunque certi movimenti devi impararli, perché sul secondo gol del Milan... è un tuo errore quello di Nagatomo, perché ha fatto fare 150 cross a Suso. Quindi bene la difesa tra virgolette, Handanovic bene, Icardi, Candreva, anche Perisic ha fatto una partita davvero molto intelligente. È stato davvero veramente un gran derby ragazzi, emozioni incredibili. Voglio dire solo un post finale: io fossi un milanista mi vergognerei di avere come allenatore Montella, perché Montella secondo me, a parte essere un allenatore abbastanza mediocre assolutamente, voi milanisti vi meritate sicuramente di più, questo è poco ma sicuro, vi meritate un allenatore capace, perché come vi ha fatto giocare il primo tempo è veramente un imbarazzo per il Milan. Il Milan non può permettersi di stare in 11 dietro la linea della palla, il Milan è il Milan e deve giocare a calcio, non difendere tutto il primo tempo. E poi è imbarazzante come si è lamentato a fine partita. Un rigore nettissimo l'ha dichiarato inesistente. Cioè D'Ambrosio si è buttato, capite? Un abbraccio di Riccardo Rodriguez, che tra l'altro non ha neanche esultato perché sapeva di aver fatto una cavolata. Montella mi stupisce ogni giorno di più. Proprio come vi dicevo prima, ragazzi, certe dichiarazioni bisognerebbe non farle. Quindi adesso noi siamo terrorizzati dal Milan, vedete? Abbiamo paura del Milan, vero Mirabelli?